L'inchiesta Mani Pulite comincia perché si rompe un meccanismo e perché finiscono i soldi, perché l'Italia attraversa in quell'anno, il 1992, l'anno prima, 91-92, una terribile crisi finanziaria, è l'anno della la manovra di Amato da 100.000 miliardi di lire, naturalmente, è l'anno in cui il governo mette le mani nelle tasche degli italiani con un prelievo forzoso del 6 per 1000. I soldi finiscono e quindi gli imprenditori non possono più pagare le tangenti con cui alteravano il sistema degli appalti. Il sistema dei partiti però continua a chiedere le tangenti agli imprenditori. Gli imprenditori strangolati decidono di far saltare il tavolo. Così comincia con la storia di un piccolo imprenditore delle pulizie del PO Albergo Trivulzio. Comincia l'inchiesta perché questo piccolo imprenditore va dai carabinieri. I carabinieri arrestano Mario Chiesa, che è il primo sassolino che rotola e fa venire giù tutta la valanga. Le illusioni che si presentano ciclicamente in questo paese. Allora fu l'illusione di una palingenesi, l'illusione della, mi viene da ridere, della fine della corruzione. Benvenuto vuole fare pulizia. Bettino Craxi fuori dal partito? Cioè, si pensava che questo paese potesse rigenerarsi moralmente, eticamente, che l'opera dei giudici incidesse poi sul il modo di vivere la vita pubblica e mi verrebbe da dire persino quella privata degli italiani. Naturalmente non è così, intanto perché non c'è opera giudiziaria che possa salvare eticamente un paese, ci si salva con un'azione individuale o politica o collettiva, ma politicamente ci si salva, non per via giudiziaria. E anche perché nel frattempo gli stessi italiani che facevano i cortei sotto al Palazzo di Giustizia inneggiando a Di Pietro decidono di eleggere Silvio Berlusconi, che è oggettivamente stato un imprenditore molto molto assistito dalla Prima Repubblica, con una contraddizione piuttosto vistosa rispetto a quei cortei che andavano a fare. Il mio ruolo nell'inchiesta, nel racconto dell'inchiesta, è quella di un piccolo cronista giudiziario del Corriere della Sera che entra nella sala stampa prima che cominciasse l'inchiesta Mani Pulite. Addirittura i colleghi anziani mi dicono: guarda, la giudiziaria ormai è finita, non c'è più niente da raccontare. Scoppia Mani Pulite e questo piccolo cronista si trova a raccontare una pagina di storia insieme ad altri giovani colleghi degli altri giornali, perché tutti i giornali non credevano che questa inchiesta potesse andare molto lontano e quindi la affidano alle cosiddette seconde linee, non alle grandi firme dei giornali. Sicché quando poi questa inchiesta esplode, noi ci troviamo a avere un rapporto diretto con le fonti e quindi l'inchiesta Mani Pulite la raccontiamo noi.